riplive.it. The next step. Buongiorno prof. Buongiorno Fede. Eccoci qua ad Acme in reply.it. Prof, settimana scorsa non c'eravamo, mannaggia, abbiamo saltato perché gli impegni lavorativi di vita così in quest'ultimo periodo erano troppi e allora non ce l'abbiamo fatta. Ma anche perché c'era il famoso Big Bang. Esatto, no? Quindi... Esatto, sì, infatti il Big Bang ci ha tenuti impegnati per 5 giorni appunto a Nerviano, con concerti, interviste, la nostra torretta. Siamo usciti stanchissimi esauriti da questa maratona di 5 giorni, ma soddisfatti, felici di aver fatto appunto questa maratona. Ma ora, oggi siamo qui prontissimi e prof per conquistare una nuova via di Canegrate. Accaldati, infatti oggi le canzoni che avremo saranno tutte un po' sul tema estivo. Qui in questa piccola nostra regia, molto accogliente, oggi molto accaldante, con il ventilatore, con la tenda, qua ancora un po' ci mettiamo in costume con le cuffie che ci fanno sudare le orecchie. Ma in tutto questo clima, finalmente un pochino estivo e con voglia di vacanza, possiamo iniziare questa puntata. Pronto, prof? Bene, vai! Ehi, prof, che via conquistiamo oggi? Oggi conquistiamo via Niccolò Paganini. Ehi prof, cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede: cercare di conquistare Canegrate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof. Per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia la fede con il prof, 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 prof. Eccoci qui. Come sottofondo, oggi non ascolterete la nostra solita aria sulla quarta corda, ma abbiamo come base questa di Paganini, ovviamente, che è la campanella. Famosissima. E quindi oggi farà sfondo alle nostre parole appunto il personaggio che andremo a conquistare oggi, con l'accompagnamento delle campane della chiesetta di Santa Colomba qua di fianco alla nostra radio. Questa radio è piena di suoni, prof. La chiesa con le campane, il treno che ci passa a neanche 50 metri dalla radio, il ventilatore. Ogni tanto anche il citofono, bravo. Vediamo oggi quali interruzioni avremo, ma iniziamo a raccontare chi è Niccolò Paganini. Allora, abbiamo questa figura, direi, molto controversa per certi versi. È sicuramente importante, un grande personaggio, grande musicista, con un carattere un po' spigoloso per certi versi, ma anche figlio della, come possiamo dire, estrosa abilità di questo personaggio, direi per certi versi un po' unico nel panorama del mondo musicale. Quindi siamo fondamentalmente in un periodo molto delicato, tra fine 700 e primo 800. Beh, precisamente nasce il 27 ottobre del 1782 in quel di Genova. Esatto. E chiude la sua esperienza di vita nel 1840. E il 27 maggio, quindi qualche settimana fa, c'è stato l'anniversario della sua morte. Esattamente. Quindi, per dire, ha avuto vita non molto lunga, costellata anche una serie di problemi di salute. E il dato importante, appunto, è che in questo passaggio tra il 7 e l'800 vive o comunque attraversa momenti importanti, quindi fase del fine 700, dove ancora e comunque l'Italia aveva tutta una serie di regni, successivamente Napoleone che conquista l'Italia e anche lui poi avrà una serie di vicinanze con parenti di Napoleone, in particolare sorelle eccetera, e poi la restaurazione con i nuovi o rimessi in piedi i regni dopo il congresso di Vienna. Quindi lui poi girerà sia molto per l'Italia sia anche all'estero a esibirsi, quindi diciamo un personaggio che per il suo tempo è particolarmente anche mobile, evidentemente anche per fare concerti bisogna trovare delle piazze nuove, quindi girerà anche a Londra, Parigi e Vienna. Qui dicevamo, ragazzino per certi versi un po' prodigio, quindi già da piccolissimo è interessato alla musica.
nasce una famiglia non molto ricca, diciamo modesta. Il padre faceva appunto gli imballaggi al porto. Sì, quindi. Sì, quindi non è che fosse dotato di particolari risorse economiche la famiglia. Però appassionato di musica il padre, quindi ha trasmesso questa passione esatto. anche al figlio. Padre appassionato di musica ed è, potremmo dire, lo stesso padre che lo avvia in questa conoscenza dell'arte musicale, in particolare col mandolino. Quindi immaginiamo questo padre, questa vita nei Carruggi di Genova, queste viuzze relativamente povere, e questo smandolinare, no? Che faceva il padre e il figlio, man mano ha acquisito queste conoscenze. Pensa, prof, che pensavo che il mandolino fosse praticamente quasi soltanto meridionale come strumento musicale. Ma diciamo questo, il mandolino è tipico di molte città marinare. Ah, okay. Quindi sicuramente meridionale, ma tra le città marinare, quindi Genova in questo caso, il mandolino era utilizzato normalmente. In qualche modo, adesso giusto per fare un piccolo inciso, se noi andiamo a visitare varie città marinare mediterranee, troviamo una serie di momenti di realtà simili, no? Mi è capitato di essere a Tunisi e un piatto tunisino importante chiamato Meshwa, che è uguale al piatto genovese chiamato Meshwa. Cioè ci sono proprio delle cose simili che probabilmente dai lontani periodi dell'impero romano hanno condiviso, no? Esperienze, piatti, strumenti, eccetera. Quindi tipiche delle regioni vicino al mare. Sì, potremmo fare questa prima approssimazione dicendo alcune cose le riscontriamo, sono parte di una cultura mediterranea. Quindi diciamo, questo bambino ragazzino interessato alla musica non avrà mai grandi maestri, fondamentalmente padre e altri molto scarsi, quindi, o almeno non eccellenti, e difatti si dice Paganini autodidatta. Credo questo tipo di riflessione sia molto ben fondata, perché non ha avuto nessuna eccellenza nella sua formazione, quindi né di maestri né di scuole particolari. E lui passa, ricordiamo, dal mandolino al violino. Sì, difatti poi diciamo il suo strumento fondamentale preferito. È il violino. Il violino, sì. Il violino che tra l'altro poi anche diciamo i suoi ammiratori, perché già da piccolino faceva questi concerti in giro per l'Italia, gli regaleranno un Guarneri, quindi avrà modo di allenarsi con dei violini di alto valore, no? Quindi diciamo da giovane, già a 12 anni si faceva ascoltare nelle chiese di Genova. Anche al Teatro Sant'Agostino di Genova nel 95 lui provò a esibirsi, quindi siamo quindi una, come possiamo dire, capacità giovanile anche di essere sulla scena. Ma in questo periodo giovanile, prof, arriva il piccolo inghippo che gli viene una polmonite, porca miseria. A 14 anni, polmonite, ma anche qui diciamo che anche avendo esaminato in altri periodi vite di simili personaggi, ricordiamo per esempio Donizetti, che è più o meno coevo di lui, ma anche Rossini e Bellini, e tutti spesso hanno problematiche, malattie importanti, quindi o vite brevi, quindi in un certo senso in quel periodo la condizione di vita non era così salubre come oggi. Quindi, ma la cosa purtroppo tragica, polmonite, e viene curato, riporta le cronache, con un salasso, e quindi si indebolisce tantissimo, e la via della guarigione è particolarmente lunga e faticosa. Però questo lo porterà ad andare, diciamo così, in un periodo di riposo nella casa paterna vicino a San Quirico, e dove sarà dedicato al violino in questo periodo. Cioè, in questo periodo di malattia in cui si doveva di recupero, studiava fino a 12 ore al giorno il violino. Sì, quindi suonava tutto il giorno, fondamentalmente si è sperimentato con questo strumento. Immaginiamo questo ragazzetto, quasi di 15 anni, molto probabilmente da solo, perché i genitori erano lì in questo paesetto. Cosa faceva? Suonava e lì ha cominciato a sperimentare cose originali, quindi a imitare il trillo degli uccellini, a imitare il suono della natura. Sì, della natura, quindi anche imitare altri strumenti, riprendere, no, alcune timbri del flauto, la tromba, eccetera. Quindi si è inventato, credo, proprio in quel periodo la sua cifra stilistica.
Quindi, beh, ha fatto un po' suo lo strumento che era il violino, cioè se l'è manipolato ben bene in questo periodo di recupero. Ma quindi potremmo dire che in qualche misura questa piccolo grande dramma giovanile in qualche modo è stata il viatico per diventare un grande violinista, perché lì in qualche modo ha trovato una superamento della sua condizione di difficoltà di salute attraverso il violino. Quindi credo che questo periodo sia stato il più creativo e interessante, no? della parte iniziale della sua vita. E questo periodo creativo comunque lo porterà a tenere vari concerti sia nell'Italia settentrionale che in Toscana. Sì. Quindi ha dato dei frutti questo allenamento duro di, certo, 12 ore al giorno. Sì, sì, quindi diciamo fino ai 19 anni gira, fa concerti più o meno, chiamato a destra manca. E poi per un certo periodo breve lascia tutto, si dà all'agricoltura e alla chitarra. Braccia rubate all'agricoltura che ritornano sui campi, appunto, e si dedica questo periodo, a questo anno sabbatico, alla chitarra. Ma probabilmente possiamo immaginare questo, quindi ragazzino o giovanotto che è chiamato di qua e di là e forse anche un po' sfruttato, spremuto, privato anche, perché poi dovendo girare amicizie eccetera, e quindi ha bisogno di uno stacco. Potremmo immaginare poi una fase di crisi e recupera con uno strumento diverso, no? Quindi la chitarra è uno strumento di una diversa sonorità, magari anche più socievole, quindi non tanto come il violino che costringe, ma il grande pubblico raffinato. È più introverso il violino come strumento rispetto alla chitarra? Sì, è più introverso, anche più di classe, no? La chitarra è anche lo strumento che unisce. Sì, per le cantate nei cortili, no? E quindi molto probabilmente in questo periodo lui si dedica a questo nuovo strumento. Tra l'altro scrive, già incomincia a scrivere delle cose per una famosa chitarra a 6 corde, no? Che aveva soppiantato quella precedente, quella spagnola a 5 corde, quindi introduce anche un nuovo strumento per l'Italia in quegli anni che erano ancora non così conosciuta, no? E quindi cominciamo, dopo una prima fase di concertistica, strumento nuovo, e incomincia a scrivere. E quindi, diciamo, questo è proprio il primo periodo della vita di Paganini, poi porterà a diventare molto più grande, ecco. E come sentite? Nel nostro sottofondo Paganini è andato a lavorare la terra, e a farci compagnia invece c'è Sunshine Reggae. E su queste note che ci trasportano direttamente su una spiaggia giamaicana con in mano un bel bicchierone, un drink, dai, un bel drink fresco sotto queste amache, sotto queste palme sopra un'amaca. Questa è l'idea che mi sono fatta ascoltando questa canzone. In realtà invece dove siamo? Siamo qui ad acmenreply.it a sudare, senza nessun mare davanti né niente, ma a conquistare un nuovo personaggio. Oggi il personaggio è appunto Niccolò Paganini. Siamo arrivati più o meno che lui ha 20 anni. Sui 20 anni, esattamente. Cosa succede ora, prof, nella sua vita? Beh, adesso, diciamo, finalmente decolla in grande misura, proprio perché proprio a 22 anni trova una occasione importante. Una sorella di buona parte, questa Elisa Baciocchi, lo invita alla corte, lei era principessa di Lucca Piombino, a suonare. Quindi questa nobildonna lo porta, diciamo, in palmo di mano e lo fa diventare il primo violino di corte. E lui da Genova prende baracca e burattini e trasferisce a Firenze. No, va prima a Lucca, poi quando anche questa principessa va a Firenze segue il percorso della principessa. Principessa Elisa, soltanto che qui la storia non è molto chiara, ampia nel descrivere i fatti. Ci dice che ha avuto uno scontro, no? Un banale incidente, e lui lascia Firenze di colpo. Quindi, non essendo chiarito, non possiamo altro che immaginare uno scontro personale, perché non si lascia queste cose se non c'è un motivo di reciproca, come possiamo dire, antipatie, ecco, che possono essere nate. Chissà cosa è successo. Ma diciamo, lui ventenne, lei è una principessa, sorella di Napoleone, più insomma, matura, probabilmente lo vuole comandare a bacchetta, diciamo così. E il nostro Paganini credo che non abbia voluto essere così ligio, no? A seguire le indicazioni i capricci di questa principessa. Ma trova grandi applausi che lo accolgono a Milano, nel Teatro Carcano. Sì, poi un sacco di concerti anche a Milano e Carcano, e viene acclamato addirittura come primo violinista al mondo. Quindi sicuramente il periodo migliore nella vita di Paganini, questo.
diciamo che in parte alla Scala, in parte al Carcano, Milano avrà 37 concerti. È una cosa enorme, tant'è che questi concerti sarà anche applaudito da Metternich, il famoso principe, no, del congresso di Vienna, che disse che l'Italia era un'espressione geografica, e poi Metternich lo inviterà, lo vuole a Vienna, lo porterà a Vienna, poi anche a Vienna farà il suo successo. Però nel frattempo diciamo anche che comunque ebbe anche un'altra mecenate, diciamo così, questa Paolina Borghese, un'altra sorella di Napoleone, che lo invita a Torino, quindi diciamo entra in queste corti, in questa nobiltà, sia prima che dopo la fase di rivoluzione, Napoleone successivamente, quindi veleggia in una serie di, diciamo così, la crème della crème italiana e europea. Però difatti, per esempio, questa sua chiamata a Vienna e poi Londra e Parigi. Interessante questo periodo, nel 1816, ci sono delle sfide tra grandi violinisti, no? E quindi immaginiamoci questi violinisti che suonano, che suonano l'uno e poi l'altro con tutta la corte, i nobili, borghesi, e la stampa che scrive. In pratica c'è questa sfida che è stata lanciata da un francese, Charles-Philippe Lafont, e lui vince, trionfa in questa sfida. Successivamente un certo Carlo Lipinski, o Karol Lipinski, era polacco, no? Questo non è dato sapere in questo momento, è anche il grande trionfo. In pratica Paganini stravince su tutti, si conferma il più bravo, gli sfidanti. E qui direi già potremmo anticipare una cosa che è interessante: in realtà il nostro Paganini aveva un vantaggio. Eh sì, lo diciamo adesso, prof. Wow, svegliamo già questa cosa. Aspetta che abbassa la base un pochino, così la sentiamo bene. Sì, aveva un vantaggio, nel senso che probabilmente aveva una conformazione particolare della mano, dovuta a una condizione per certi versi patologica. Arachnodattilia, una cosa del genere, mi sembra. Esatto, sì. Arachnodattilia. Cioè probabilmente, adesso insomma siamo in un'epoca in cui poi le diagnosi, no? Comunque, aveva questa mano che poteva muovere in maniera molto particolare, si dice che addirittura poteva toccare il pollice con l'indice nella parte sopra della mano, quindi dita molto lunghe. Che gli permettevano di fare delle acrobazie sulle corde del violino. Muoverlo in maniera tremenda, quindi questa collagene extracellulare permetteva di muovere le dita proprio in maniera come un ragno, no? E poter fare cose che probabilmente nessun altro poteva fare. Quindi diciamo mano con dita molto lunghe, dita potremmo dire scollate, no? Come gomma che si poteva muovere, e permette di fare cose particolari. Quindi non c'è nessuno che tiene testa alla sua capacità. È veramente un mostro da questo punto di vista, e lui sfrutta fino in fondo questa sua capacità di essere unico, superiore e inarrivabile. Questa è direi la cifra nuova, originalissima del nostro Paganini. Ma l'ultima informazione, clou per chi è interessato al gossip anche della vita dei nostri personaggi che trattiamo. Lui nel 1825, esattamente il 23 luglio, avrà il suo primo e unico figlio, Achille. Esatto, qui c'è una storia relativamente breve e neanche molto limpida con questa mediocre cantante. Esattamente, Antonia Bianchi, una comasca, che tra l'altro è molto più giovane, quando ha questo bambino la ragazza ha 25 anni, lui ne ha 43. Potrei immaginare che la nostra cantante mediocre abbia anche intuito di poter far carriera, no, attraverso Paganini, perché poi questo rapporto non viene mai ufficializzato. Anche perché lei poi si sposa con un altro. Si sposa con un altro, lui per vederlo dovrà versare 2000 scudi alla madre, dovrà fare una serie di operazioni con conoscenze altolocate per poter avere questo figlio vicino. E riconoscerlo. Quindi diciamo in pratica hanno questo rapporto, questa burrascosa vicenda con un figlio che poi si chiude, no? Ognuno va per la sua strada. Credo che tra i due sia stata un moto di passione
forse più per Paganini che per la ragazza, e la cosa non si chiude bene, diciamo. Questo è un po' lo strascico che potevo dare come ultima informazione di questa partita. Però il figlio Achille sarà sempre vicino lo al padre, lo seguirà. Infatti volevo rassicurare gli ascoltatori che invece Achille rimarrà vicino al padre fino appunto ad accompagnarlo alla morte. Sì, diciamo sarà proprio la consolazione della sua vecchiaia. Quindi prof, siamo pronti per andare nel nostro blocco pubblicitario del palinsesto di reply.it e poi torniamo qua con voi per continuare a scoprire la vita di Paganini. La fede con il prof, la fede con il prof. Rieccoci prof, ritornati in quel di Acme. Prima di andare nel blocco pubblicitario, mi sono dimenticata di annunciare, o anzi, secondo me non l'ho fatto io, cioè così, perché è un grandissimo musicista, per di più premio Nobel, quindi il nostro Bob Dylan con Like a Rolling Stone. Non c'è bisogno di annunci con un personaggio così grande. Infatti, scusiamoci così. Invece poi il piccolo blocco pubblicitario del nostro palinsesto e siamo tornati qua con voi. Prof, anche i contatti, questo caldo ci sta sciogliendo e ci perdiamo vari pezzi. Per restare in contatto con noi potete farlo su WhatsApp al 349 94 50 223, oppure su Facebook direttamente nella pagina Acme Rip, in cui troverete la ricondivisione del podcast e la citazione del giorno. Quindi chissà quale citazione avremo mai scelto per il nostro amico Niccolò Paganini. Chissà, chi lo sa. Andate a vedere sulla pagina di Acme. Ma torniamo al nostro amico Paganini. Eravamo arrivati che una fase di successo, diciamo, è richiesto nelle varie capitali europee. In particolare, diciamo, eravamo a Vienna con i suoi successi. Addirittura l'imperatore Francesco II lo nomina il suo virtuoso di camera, quindi il primo che l'imperatore sceglie. Quindi 20 concerti a Vienna e poi va a Praga. Però a Praga sorgono delle discussioni sul suo valore, quindi non diciamo, lo apprezzano tantissimo. Ma in certo senso è talmente bravo che può suscitare anche grandi invidie, invidie o comunque critiche sulla sua capacità. E qui possiamo dire già subito una cosa interessante: è così bravo, siamo in una fase in cui poi incomincia a scrivere, quindi si dedica appunto a quello che stiamo sentendo, la campanella, ai capricci, quindi siamo nel periodo di massima intensità nella sua scrittura, creazione, diciamo, artistica, che poi produce serenate notturne, tarantelle su temi di anche Gioacchino Rossini, che poi sarà anche un suo amico, e li scrive denotando grandissime difficoltà, tali che lui è l'unico capace di poter suonare. Eh sì, lo fa un po' apposta. Ma probabilmente vuole dimostrare di essere veramente inarrivabile. E da quest'altro punto di vista potremmo dire che qualcuno poi suggerisce che abbia fatto apposta, perché non potendo nessun altro suonare quei pezzi, nessun altro poteva usare, lucrare, no, sulla sua musica. E quindi c'era lui. Prof, aveva praticamente messo su di sé la SIAE, cioè si era auto, come si dice, protetto. Vabbè, sì, in questo caso una musica con caratteristiche così difficili, almeno per il tipo di preparazione dell'epoca, che o era lui a suonarle o nessun altro poteva suonarle, quindi tutti lo chiamavano. Anche perché, prof, comunque lo spartito da dare all'orchestra, tradizione vuole che lo dava a poche ore dall'inizio del concerto, quindi 2 ore prima, in modo tale che l'orchestra doveva studiarlo in modo così veloce e rapido che non poteva neanche diffonderlo, e dava all'orchestra comunque un ruolo abbastanza semplice, sia perché dovevano studiarlo in poco tempo e sia perché fosse stato lui, cioè doveva essere lui a risaltare su tutti. Sì, ma difatti, diciamo, questa è un'altra furbizia o vezzo del nostro autore, che invece di dare lo spartito giorni prima perché l'orchestra potesse ben prepararsi, allenarsi, eccetera eccetera, io dava poco prima, in modo tale che nessuno potesse neanche memorizzarla o copiarla o riscriverla, e la sua orchestrazione, come prima dicevi, era semplice. Diciamo che una delle critiche che in certi casi gli hanno fatto è che c'era una distanza tra l'orchestra, con motivi, melodie semplici, a volte anche un po' banali, e la sua musica di violino, che era talmente difficile, alta, che un orecchio non allenato poteva essere magari in difficoltà, e quindi rifiutare una musica, un violino così strano per l'epoca, no? Quindi innovativo, sì, non facilmente accettabile, anche perché la musica che
preparava a violino non dava segni di quel tipo, no, di sonorità di musiche. Quindi in questo senso certamente lui emergeva, ma poteva creare soprattutto in condizioni di non particolare competenze o curiosità musicali delle reazioni negative. Quindi diciamo, appunto, a Praga nascono discussioni proprio perché ha questa caratteristica, è un soggetto per molti versi stranissimo, no? Ma prof, oltre che a scrivere un sacco di opere, testi mi venivano, si è messo anche a creare uno strumento nuovo. Sì, diciamo che più o meno l'acme lo raggiunge appunto in questo periodo. Siamo intorno al 1830, lui ha composto appunto i famosi Capricci per violino del 32, e in quegli anni in pratica incarica un famoso liutaio di Forlì, questo Borghi, Francesco Borghi, per costruire, inventare questo nuovo strumento chiamato la controviola di Paganini. Eh sì, che purtroppo andò perduto. Quindi diciamo, ecco, possiamo poi segnalare questa fase di grandissimi successi che può in qualche modo segnare il punto più alto del suo percorso artistico, no? In questo periodo raggiunge e poi comincia a decadere, la caduta, no, caduta, nel senso la difficoltà. Difatti questo strumento viene perso e abbiamo in questo periodo una vicenda di innamoramento. Esatto, e quindi questo ci sta nel punto più alto. Poi adesso vediamo come va a finire questo innamoramento. Già come lo ricordo. Allora, siamo tra in Inghilterra 1832 e 1833. Lui viaggia come un forsennato, è acclamato, è veramente una grandissima stella europea e viaggia tra Parigi e Londra, l'Inghilterra, no? E c'ha una persona che lo accompagna a suonare, un certo Watson. Tra l'altro, no, nome che Watson può ricordare anche il nostro amico Sherlock Holmes. Esattamente, quindi fa l'accompagnatore al pianoforte, con un ruolo chiaramente secondario. E questo Watson ha una figlia, una certa Charlotte. Le cronache non danno molti elementi anagrafici, ma se questo signore accompagnava Paganini in quegli anni aveva 50 anni, poco più di 50 anni, e quindi l'accompagnatore sarà stato un genitore, una figlia ventenne, diciamo così, più o meno, no? E il nostro Paganini si innamora di Charlotte, quanto pare anche contraccambiato. Sì, perché dovevano incontrarsi, cioè volevano incontrarsi, sono andati appuntamento per vedersi. Sì, infatti si chiamava proprio la giovane figlia Charlotte Watson. A un certo punto si danno appuntamento a Boulogne, ma ci mette lo zampino, il diavolo, e all'appuntamento ci va il padre. Eh sì, e qui scoppia il putiferio. Grande scandalo. In pratica, molto probabilmente il padre ha colto questi movimenti strani della figlia giovinetta e si presenta lui. Quindi grande scandalo, giustamente, perché insomma, uno più che cinquantenne, così grande personaggio, chiaramente dalla questa società, per certi versi, siamo in un periodo, quindi 1830, anche ristorazione un po' bigotta, viene a essere rietta, no? Come relazione. E possiamo dire proprio a questa vicenda inizia il periodo un po' di discesa, difficoltà, cioè Paganini, grande ferita del cuore e man mano anche problemi di salute. Difatti proprio l'anno successivo, nel 1834, esplode con sintomi molto importanti una sua malattia polmonare. Sì, già da bambino appunto aveva avuto la polmonite e a 14 anni, no? Quindi adesso dopo 40 anni circa riesplode un dato polmonare. Dato polmonare che in questo caso, anche grande sfortuna, non viene diagnosticato, cioè in pratica non si rendono conto di che tipo di malattia avesse, no? E quindi a questi accessi di tosse incoercibile che durano anche un'ora. E quindi non gli permettono di fare i concerti in quel periodo. Quindi chiaramente immaginate, se a un certo punto deve tossire non può andare avanti a fare concerti. Quindi in pratica in quegli anni via via azzera l'attività concertistica, a questa malattia che galoppa lo rende sempre meno capace di potersi dedicare alla musica. Finalmente un medico di Pavia riesce a diagnosticare questa tubercolosi.
E infatti dopo vari anni arrivano a definire che erano tubercolosi, e la tubercolosi in quegli anni veniva curata con latte di asina. Sì, cioè non dava speranza, no. Aveva un esito esiziale, cioè si moriva, no? E quindi non riesce a curarsi in maniera adeguata. Gli daranno anche medicamenti mercuriali, sedativi, ma con effetti collaterali spaventosi. Cioè, in pratica rende sempre più difficile poter suonare. Questo poi determina anche questa tosse, queste cure sbagliate, vari danni alla laringe, necrosi mascellare, e quindi con una, diciamo così, costante, continua difficoltà a poter sviluppare, continuare la sua carriera artistica. Quindi, prof, con questa ventata di positività nella vita di Paganini, invece ci ascoltiamo un pezzo che ha molto di positivo, perché questa canzone mi rende un sacco felice, ed è Somewhere Over the Rainbow. Prof, ma è bellissima questa canzone, non ti ha fatto sentire davvero alle Hawaii? Sì, diciamo più che Hawaii, questo senso di rilassatezza, di sogno, no? Molto bello. Bellissima, cioè questo, se poi voi doveste andare un giorno mai a vedere il video di questo cantante, no? Vedete questo hawaiano ciccionissimo? Sì. Con questo mini, non è il mandolino, ma sono quelle chitarrine hawaiane. Con l'ukulele, bravissimo. Con tutte queste collanone di fiori in mezzo al mare che canta con tutte le altre hawaiane, appunto così, che galleggiano in mezzo al mare e cantano questa canzone. Cioè, ci voleva oggi, perché con ci questo vuole. Caldo tropicale è giusto per metterci nel mood giusto. Ma invece noi non siamo nei tropici, non siamo all'Hawaii, ma stiamo raccontando la vita di Paganini, che appunto era in Europa, ha fatto tra Londra e Parigi, ha trovato questo amore che... questo amore giovanile in età senile non funzionava, perché la realtà, diciamo così, giustamente per quel periodo relativamente bigotta, non accettava questo rapporto. Quindi grandissima delusione d'amore dopo la vicenda, no? Di anni prima con questa mediocre cantante, questa Antonia Bianchi. E poi abbiamo il tracollo con questa tubercolosi. Quindi i due fatti coincidono, diciamo che oggi molto spesso giustamente si dice che la condizione mentale emotiva incide sulla salute fisica. Assolutamente, no? Prof, e se posso fare un piccolo inciso su questa cosa, allora, per chi mi segue, mi conosce anche fuori dalla radio, sa che faccio yoga, no? E a volte quando vado a fare il corso di yoga ci sono tre insegnanti, ma il capo degli insegnanti è questo maestro Yogi, che ha proprio cambiato nome, cioè non si chiama più tipo Domenico, Federica, Francesco, ma si chiama Amsha. Cioè lui è andato in India e ha avuto da questo capo Yogi questo nome in sanscrito, esatto, dal guru, e si chiama Amsha adesso. E niente, raccontava mentre faceva la seduta yoga che siamo noi a decidere quando morire, perché siamo noi che comandiamo, sì, il nostro corpo. E lui è un ultra ottantenne, ma che fa di quelle posizioni yoga che, cioè, anche un giovinetto fa fatica a fare. E quindi un po' ci credo a questa cosa, che la mente possa decidere di no, non voglio morire. Ci diceva: voi non dovete ammalarvi, perché se vi ammalate siete voi che lasciate il corpo che si ammali, quindi non decidete voi con la vostra testa. E un pochino, prof, vedere un po' come sta lui e in che condizioni è, un po' ci credo. Beh, permettimi giusto una piccolissima riflessione. Se facciamo attenzione, per esempio, anche in tempi recenti, alle interviste a Rita Levi Montalcini, aveva già 100 anni, e quando gli chiedono le cose parlava come avesse altri 100 anni da vivere, quindi curiosa, interessata, capace di volere, di desiderare, quindi un cervello vivissimo. Quindi se facciamo attenzione ai grandi vecchi, vediamo che hanno questo cervello, questa voglia di vivere, di curiosità, e io credo che il segreto sia proprio in queste condizioni. Una persona che si chiude nella curiosità si prepara, no, a chiudere prima anche la propria esperienza di vita. Esatto, prof. Sai cosa mi ricorda questa piccola riflessione che abbiamo fatto ora? In Kung Fu Panda, che c'è il saggio maestro Yogi, anche lì, di Kung Fu, questa tartaruga millenaria, che quando ha finito di fare le cose sulla terra, decide lei di volare via insieme ai fiori di pesco. Quindi se abbiamo ancora cose da fare qui, bisogna rimanere qui, cioè siamo noi a deciderlo. Certo. E invece Paganini, si era lasciato andare. Esattamente, diciamo che grandi successi, grandi risultati, ma una vita sentimentale, familiare molto limitata. Quindi in realtà
credo che questa delusione sia stata per lui particolarmente importante. E difatti, prima accennavamo, questa condizione di salute negativa, la tubercolosi, che non lascia scampo a chi viene a esserne vittima in quegli anni in particolare, e non è l'unico caso di persone anche importanti che ne sono state vittime, e porta problemi importanti di salute, quindi diciamo questa necrosi all'osso mascellare, quindi questa difficoltà anche a poter parlare, questa laringite tubercolare gravissima. In pratica pian piano diventa completamente afono fino a non riuscire a parlare, e qui abbiamo il figlioletto Achille, che prima avevamo accennato, che è circa 15 anni, che lo aiuta. Lo aiuta, è capace di leggere sulle labbra, quindi a tradurgli agli altri quello che aveva bisogno, fino a che poi addirittura non riesce più neanche a far questo e scrive bigliettini. E in questo senso vediamo questa via via discesa molto molto triste per certi versi, questo grandissimo personaggio, fino a che appunto nel 40, nel maggio, 7 maggio del 40, muore il nostro Paganini. Muore, e la cosa su cui porre una riflessione: il vescovo di Nizza vieta la sepoltura in terra consacrata. Diciamo che insomma lui non è mai stato un cattolico fervente, anzi per certi versi è sempre stato in condizioni di lontananza dalla fede. Poi vicino al periodo napoleonico, no? Sicuramente non aveva questo tipo di atteggiamenti. Chiaramente il suo sguardo anche un po' magnetico, luciferino, ne ha fatto anche un'immagine, no? Per certi versi particolare. Molto sì, particolare, quasi quasi demoniaca. E quindi alla fine non viene sepolto in terra consacrata, verrà anche imbalsamato in una cantina dove era morto, conservato per certi anni. Finalmente nel 53 viene sepolto nel cimitero di Gaglione, poi il cimitero delle Villette di Parma. Lui ha acquistato a Parma una villetta, e quindi anche questa sua difficile fase di sepoltura segna proprio questa condizione di chiusura un po' triste della sua vita. Prof, ma per concludere questa puntata in bellezza non si può non citare quello che si usa come modo di dire anche nei giorni nostri, certo. Cioè Paganini non ripete. Paganini ripete, abbiamo già accennato molte volte la sua abilità quasi extraumana, no? Dovuta anche a condizioni sue fisiche particolari, questa mano mobilissima, extra lunga e mobilissima. Non ripete perché quando lui faceva i concerti aveva certamente gli spartiti con le musiche, ma improvvisava. Una buona parte della sua attività concertistica era pura improvvisazione molto particolare, e soprattutto in questi concerti lui si anche rovinava le dita, i polpastrelli se li bruciava, se li consumava da tanta foga e attività che aveva sopra quelle dalla corde, dalla rapidità con cui doveva passare le varie corde, quindi non era proprio in grado di farlo, no? Cioè poteva fare una cosa simile, non uguale. E quindi quando a un certo punto Carlo Felice nel 818 ha trovato Carignano, gli dicono di ripetere, quindi siamo a Torino, e lui dice no, Paganini non ripete, anche perché era impossibilitato a ripetere. E questa cosa rimane nella storia, lui la pagherà, perché poi Carlo Felice gli negherà i concerti successivi per anni e anni e anni, non si esibirà più a Torino nel Piemonte, sino che nel 18 anni dopo, con il figlio Carlo Alberto, riesce a ripresentarsi, tornare a Torino e a suonare di nuovo, anche perché Carlo Alberto gli concederà un grande favore legittimando da Paganini il figlio, e quindi lui era in debito con Carlo Alberto e torna a Torino, che ha detto non ci tornerò mai più, no? Dopo quello che era successo, questo atteggiamento così sgradevole da parte del Carlo Felice. Chiudiamo con un'ultima nota che interessante: ha scritto tanto, aveva un grandissimo carteggio che però i pronipoti hanno disperso, quindi dato all'asta, l'ha presa un collezionista tedesco di Colonia, e tutt'oggi sono buona parte inconsultabili, qualche pezzo uscito, qualche pezzo poco negli anni successivi 50, 60 e anche recentemente di questo secolo acquistato anche il governo italiano, il museo della storia della musica, qualcosa si è ritrovato nell'archivio di un violinista, Camillo Sivori, ma ancora buona parte del suo manoscritti, testi, appunti rimane non conosciuta. Quindi
su Paganini ci sarà forse ancora da scoprire in futuro. Chissà, magari quando arriveranno sulle alle nostre mani. Noi ci salutiamo in questa puntata di Acme con una canzone che appunto ci ricorda l'estate, ed è appunto Max Gazzè e Nicolò Fabi con Vento d'estate. A settimana prossima. Arrivederci. Ehi, prof, cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede. Cercare di conquistare cane grate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof. Per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia, la fede con il prof, 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 prof. Riplive.it. The next step.